Buongiorno a tutti e benvenuti oppure bentornati qui sul mio canale. E ce l'abbiamo fatta, siamo finalmente riusciti ad arrivare al wrap up delle letture del mese di febbraio. Meglio tardi che mai, direi. Febbraio è stato un mese un po' particolare. E sebbene nell'anteprima del video io vi mostri quattro libri, di fatto ne ho letti tre, ma siccome ce n'è uno di cui voglio brevemente parlarvi, l'ho incluso e poi ce lo leviamo di mezzo, tanto sappiamo benissimo di cosa si tratta. All'inizio, anzi per la prima metà del mese di febbraio, io ho tentato la lettura de Le sette morti di Evelyn Hardcastle di Stewart Hutton, che io possiedo in edizione originale, e qui c'è già il primo problema. Stavo partecipando in realtà ad un gruppo di lettura, motivo per cui mi sentivo particolarmente motivata ad intraprendere questa lettura, sebbene sapessi che è un po' complicata, è macchinosa, è anche tra l'altro un libro molto lungo perché la versione originale sono oltre 500 pagine ed è anche scritto abbastanza fitto e piccolino. Ma diciamo che ero convinta che la lettura in gruppo potesse aiutarmi e motivarmi nell'impresa. Mi sono sbagliata, ho provato a star dietro al gruppo per le prime 2 settimane, ma di fatto mi sono resa conto che non era fattibile. I motivi sono principalmente la complessità e anche, secondo me, macchinosità della trama, che veramente aggiunge tutti questi elementi di complicazione capitolo dopo capitolo, per il quale secondo me, tra l'altro, ci vuole veramente molto tempo da dedicare a questa lettura, perché io mi rendevo conto che se anche solo per 2 o 3 giorni smettevo di leggerlo per qualche motivo, poi facevo fatica a riprenderlo. C'è il fatto che io lo stavo leggendo in inglese, che non aiuta, e di fatto, nonostante il punto di partenza di questo libro fosse perfetto, perché si parla di una storia stile Agatha Christie, ma con un twist particolare, sostanzialmente ci troviamo in una enorme tenuta in cui si sta svolgendo un ricevimento e uno dei personaggi, appunto Evelyn Hardcastle del titolo, figlia della famiglia proprietaria di questa tenuta, sostanzialmente morirà ogni giorno finché il protagonista del libro, che si incarna ogni giorno in un personaggio diverso invitato alla festa, non riuscirà a svelare il mistero dietro la sua morte e ad impedire che venga uccisa. Quindi questo omicidio si ripete di volta in volta, il protagonista si sveglia ogni giorno nel corpo diverso, in realtà non ogni giorno, perché anche lì c'è tutta una serie di regole aggiunte che cambiano anche questo, diciamo, pattern. Comunque, ci ho messo tutta la buona volontà, ma non era il suo momento. Credo sarà uno di quei libri che riprenderò in un altro momento. Lo riprenderò sicuramente in italiano, perché ho visto che questa componente aggiunta della lingua, che generalmente non mi crea nessun problema, ma in questo caso mi rendeva molto difficile la lettura, va, insomma, semplificato prendendo la versione italiana, e soprattutto lo leggerò in un momento in cui ho molto tempo, molta attenzione. Secondo me è un libro da vacanza, cioè quel classico libro al quale ti puoi dedicare per tutto il giorno alla lettura e puoi star dietro a tutti questi 1000 personaggi e complicazioni della trama. Quindi questo di fatto non l'ho letto e proseguo con una lettura barra ascolto. Io in teoria gli audiolibri li dovrei mettere in fondo, ma di fatto questo l'ho parzialmente letto e parzialmente ascoltato, e quindi vi mostro la versione cartacea, che è Atti osceni in luogo privato di Marco Missiroli. Questo è uno dei classici libri che io ho letto per pura curiosità, perché continuavo a vederlo ovunque lo scorso anno. Questa copertina è abbastanza minimal, ma anche è piuttosto esplicita. La vedevo dovunque, lo vedevo in tutti i post, in tutti i luoghi, in tutti i laghi, come si suol dire, e quindi l'ho trovato in scambio. E ho deciso di darmi una possibilità proprio appunto per totale cu e pura curiosità. Devo dire che questo libro è stato abbastanza una sorpresa, nel senso che non è stato solo quello che io mi aspettavo, basandomi un po' sull'idea che mi ero fatta. In realtà, peraltro, neanche troppo approfondita, quindi insomma, è stata una sorpresa. Questo è sostanzialmente uno di quei libri che racconta una educazione sentimentale, però devo dire che prima di entrare nel vivo della lettura credevo fosse uno di quei classici libri
in cui scrittore uomo, personaggio protagonista uomo, scopre la propria sessualità a suon di pruriti di un certo tipo. Invece no, devo dire, mi ha molto stupita. Inizia un po' così, ovviamente, il che insomma non mi ha stupita, però seguiamo la storia di Libero o Libero, perché Libero è un ragazzino italiano che si trasferisce in Francia con i propri genitori quando è preadolescente. Libero lo seguiamo nella sua crescita, quindi stile romanzo di formazione, attraverso le appunto i primi pruriti sessuali, ma anche il primo innamoramento, la prima relazione seria, e soprattutto la sua formazione intellettuale. E questa è la parte che mi ha stupita, perché io non credevo che questo libro andasse poi anche a così aprire tanti scenari a livello di lettura, filmografia e quant'altro. Appunto, seguiamo Libero nella sua crescita e in tutti quei rapporti che sono fondamentali per la sua crescita, a partire dai suoi genitori e dal rapporto tra i suoi genitori che segnerà tutta la sua vita adolescente e poi adulta, ma soprattutto i rapporti che arricchiscono la sua vita di letture, film, conoscenza e cultura a livello generale. In particolare, secondo me, è bellissimo il suo rapporto con Marie, che è, diciamo, un'amica di famiglia, ma non spiego di più, che fa la bibliotecaria e che inizia Libero alla lettura e all'amore per la letteratura, per i libri. Ed è molto bello che ad un certo punto del libro ci sia un personaggio che ringrazia Marie per aver reso Libero quello che è. Appunto, grazie alle letture che gli ha consigliato, ai libri che gli ha dato, ai film che ha guardato insieme a lui. Quindi questo aspetto, devo dire, mi ha piacevolmente colpita, perché ha reso questo testo più completo e più ricco di quello che mi sarei aspettata. Non sarà sicuramente una di quelle letture che a distanza di anni ricorderò, perché poi di fatto ci sono un pochino, ho ritrovato un po', insomma, i luoghi comuni di tutte quelle letture che hanno formato anche me da ragazza, ma devo dire che appunto mi ha sorpresa piacevolmente. C'è stato più di quanto mi sarei aspettata in questo testo, a livello soprattutto appunto di suggestioni. Quindi sono contenta di averlo letto, di aver soddisfatto la mia curiosità e soprattutto di aver così dimostrato a me stessa che di fatto ci si può ancora lasciar sorprendere da libri di cui si è sentito parlare moltissimo. Poi, vabbè, qui io non mi soffermo, perché c'è un intero video dedicato a questa lettura, che è Non avere paura dei libri di Cristian Mascheroni, che io ho letto per Indie Books, perché la casa editrice del mese era H Edizioni. Vi linko qui sopra appunto il video in cui ne parlo, non mi sto a dilungare, è stata la lettura più bella del mese e fino ad ora anche la più bella dell'anno. Ne parlo in quel video, anche se incespico abbastanza con le parole e mi emoziono in molti momenti, però trovate tutte le mie riflessioni su questo libro lì, quindi non mi soffermo oltre e vi parlo dell'ultimo libro che ho letto questo mese. Devo dire, è stato un mese un po' altalenante, dal libro praticamente deludente che non sono riuscita a finire, a quello ok, non era così male, al fuoco d'artificio totale che è stato Non avere paura dei libri, a mi sei piaciuta, ma ho un paio di riserve. E sto parlando di How to be a Woman di Caitlin Moran. Questa è una lettura per la quale, secondo me, io sono stata fregata dalle mie aspettative, perché il modo in cui mi era stato parlato di questo libro mi ha fatto pensare che io avessi tra le mani il capolavoro assoluto della letteratura femminista. Il motivo è, presto detto, questo libro mi è stato consigliato da persone delle quali sì, mi fido molto, che però me ne hanno parlato con un entusiasmo veramente fuori dal comune, a partire da una mia ex collega, che è la prima persona che me l'ha consigliato, che gli aveva dato 5 stelle su Goodreads, ad un'altra ex collega che me ne ha parlato con un entusiasmo trascinante, ad un'altra amica che mi ha detto che lo aveva letto in un'unica sessione. Quindi io partivo veramente con delle aspettative esagerate.
Questo libro, secondo me, ha un pregio enorme, enorme, che è quello di parlare di argomenti difficili che spesso per noi donne sono impossibili da ammettere anche solo a noi stesse. E sto parlando di cose grosse, tipo l'accettazione del proprio corpo, il proprio rapporto col cibo, la gravidanza, l'aborto, il desiderio di avere figli, il desiderio di non averle, le motivazioni per non avere figli, le motivazioni per decidere di ricorrere alla chirurgia estetica. Sono tutte cose, insomma, belle e sostanziose, a cui secondo me in questo libro in alcuni momenti non è dedicato abbastanza spazio. Perché? Posto che Caitlin Moran, come ho scritto anche nel mio post Instagram, è un personaggio mica da ridere, nel senso io mi sento iper affine a lei per tutta una serie di motivi che hanno a che fare con il suo amore per la musica, non ho la sua competenza nel mondo musicale, ma appunto la sua affinità con la musica, il suo stile, il suo essere molto rock and roll, sicuramente non il modo in cui è cresciuta, ma sicuramente il rapporto che aveva e forse ha ancora con il suo corpo, quindi l'ho trovata molto affine a me. Però questo testo affronta temi totalmente importanti e un po' meno importanti a mio avviso, trattandoli un po' tutti nello stesso modo. Questo è stato il mio problema con questo testo, nel senso che io apprezzo la trasparenza e la giocosità nel trattare determinati argomenti, anche argomenti più o meno rilevanti. Però il fatto che sia dato spazio in questo libro, anche fisicamente, proprio molto più spazio, molte più pagine, molti più capitoli, ad argomenti più o meno divertenti, tipo, aspettate, perché so che Giulia, Piovono Giuggio, le ha citato quello del non so come chiamare le mie tette, però, ho bisogno di comprare un reggiseno, oppure mi crescono i peli, ho fatto l'esperienza di andare a fare lap dancing, ho scoperto la moda. Sono tutte cose che mi fa piacere leggere e che secondo me lei affronta in maniera molto intelligente, però dall'altro lato, quando poi ti trovi in mano degli argomenti così forti come quelli che ho citato prima, che hanno appunto a che fare con l'aborto, con il desiderio di avere figli, o al contrario, le motivazioni per non averne, o il rapporto con il proprio corpo, o il sessismo. Non lo so, mi piacerebbe che a questi temi fosse stato dedicato più spazio. Invece ho trovato lo stesso trattamento, se non in alcuni casi un trattamento quasi più frettoloso nei confronti dei temi che io reputo veramente importanti e veramente cruciali quando si parla di femminismo. Poi tutti questi argomenti hanno a che fare con il femminismo, però c'è stato qualcosa che nel modo in cui è stato confezionato nella sua totalità questo testo non mi ha del tutto convinta. Però anche qui è una lettura che sono molto contenta di aver fatto. Uno, perché ho partecipato a Febbraio Femminista di Ambra del canale Sono Solo Libri, quindi sono contenta di aver comunque in qualche modo nel mio piccolo contribuito alle letture, insomma, a tema femminista nel mese di febbraio. Dall'altro lato avrei voluto trovarci qualcosina di più, quindi per me è stata sì una lettura interessante, istruttiva per alcuni versi, però dall'altro lato anche un pochino, secondo me, dispersiva, ecco, perché poi si perde in un sacco di aneddoti che io ho l'idea facciano un pochino calare l'attenzione, l'importanza di quello di cui si parla in questo libro, anzi un pochino a volte secondo me proprio scende la tensione, il ritmo e insomma si va avanti solo per vedere cosa succede dopo, quindi ecco, è andata così. Quindi letture concluse e non concluse del mese di febbraio sono state queste qui. Fatemi sapere se avete letto qualcuno di questi libri, in particolare com'è stato il vostro rapporto con Le sette morti di Evelyn Hourcastle, se l'avete letto, e se invece non l'avete letto, io vi consiglio tantissimo, se amate i libri, di recuperare prima o poi Non avere paura dei libri di Christian Mascheroni. Io direi che per oggi abbiamo finito. Vi ringrazio tantissimo per essere stati con me, per tutti i commenti che mi lasciate qui sotto. Mi scuso se non riesco sempre a rispondere subito, ma prima o poi arrivo, lo prometto. E io vi saluto, vi ringrazio ancora e noi, se vi va, ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!